Ci sono due aspetti minori che, seppur non sempre presenti, sono legati al bisogno di autonomia. Il desiderio di esplorazione e il desiderio di completezza. Quindi, autonomia come desiderio di esplorazione e desiderio di completezza. Allora, ecco quali sono le sfide che ci vengono lanciate. Cioè noi nelle nostre proposte educative, noi nel nostro essere genitori, noi nel nostro essere insegnanti, riusciamo a dare al ragazzo questo senso di autonomia? Questo senso di esplorazione, ecco per esempio tutta la teoria di quella che è stata definita la flipped classroom, cioè la classe rovesciata. Oggi quasi scrivo delle cose cattive alla mia studentessa che mi ha scritto in una bozza della tesi flipper classroom. Ho dovuto lasciare lì il computer, andare a farmi un giro. Che, cioè flipper è tutta un'altra cosa, no? Che poi la classe sia un flipper. A volte possiamo anche accettare che sia vero, che diventi un flipper. Ma la classe rovesciata, il senso della classe rovesciata è proprio questa, che tu non sei solo qua che vieni a essere imboccato da me. Per esempio, noi stasera stiamo facendo una cosa pressoché frontale, anche se c'è l'ambiente carino, ci sono due schermi, uno tenta di fare delle battute, ma in realtà, per esempio, sarebbe molto più semplice, magari l'anno prossimo lo facciamo, arrivare qui con 15-20 visori di realtà virtuale, ve li mettiamo addosso e poi ne parliamo. Cioè, diventa tutto più chiaro. Cioè, non è più dal punto di vista up, down, uno che è qui, che dice qualcosa a uno che è lì, ma le cose salgono dalla base. Chiaro che per fare una roba del genere c'è da prepararsi molto di più. È molto più complicato. Cioè, dopo è bellissimo perché ti diverti, ma dietro c'è un mese di lavoro. Cioè, quando vado a fare questi progetti nelle scuole con i miei tirocinati, ma ci vediamo una, due, tre, quattro volte, ci chiamiamo, ci siamo un documento condiviso, ci telefoniamo tutte le ore del giorno e della notte, cioè, per arrivare a produrre una cosa che poi i ragazzi ti dicono, mitica, che cosa cambieresti di questo progetto nel Google Moduli? Niente, chiaro, per forza. Ma se io dovessi fare 12 capitoli così, dovrei lavorare una vita. Ecco perché la classe 2.0 non è mai partita. Cioè, perché? Perché implica per chi deve prepararlo un lavoro bestiale. Diceva, no, quello là, ci vuole un fisico bestiale? Veramente? Seconda. Sono tre, quindi vuol dire che stiamo andando verso la fine. La competenza, caratteristico soprattutto dei giochi di guerra che sono usciti dall'esercito, andati verso il marketing e ricomprati dall'esercito per gli addestramenti. Quindi ci siamo, no? La competenza. Allora, caratteristico soprattutto dei giochi di guerra, di corsa e di lotta, generalmente con player versus player, ma in maniera minore il senso di competenza è presente in tutti i giochi e consiste in quella sensazione di progresso e di miglioramento. Vedete come ritorna? Diciamo che il punto, potremmo metterlo in una parola, no? Il punto nodale di tutto è l'autoefficacia. Cioè, generalmente si dice, no, parti dall'autostima, tu pensi bene di te, ti senti bene con te, ti senti capace di... Oppure, noi possiamo fare anche il procedimento inverso. Mettiamo una persona nelle condizioni di sentirsi capace di fare qualcosa e svilupperà idee positive di sé. Ci sono giochi poi con una curva di apprendimento graduale, come dicevo prima, e continua, che permettono ai giocatori di migliorarsi sempre anche dopo anni di gioco. Un altro elemento interessante è proprio questa, l'esposizione graduale. Ma pensate che questo è un concetto spiccatamente psicologico. Cioè, sono due concetti, l'esposizione graduale e la desensibilizzazione sistematica. Cioè, se io voglio portare una persona ad apprendere una modalità di comportamento per piccoli passi possibili, esposizione graduale. Se io voglio portare una persona a
disinnescare determinate situazioni negative vissute in un momento della vita, desensibilizzazione sistematica. Cosa vuol dire? Che ti aiuto a desensibilizzarti passo per passo. Quindi la legge della gradualità è vincente in tutte e due le direzioni e dà quel senso di competenza. E poi, eccolo qua, ti dà quel senso di appartenenza. Per cui, cosa è successo dentro Fortnite? Un giocatore di Fortnite non interromperebbe il gioco per nessun motivo e grazie a questo grande senso di appartenenza alla community, Fortnite l'anno scorso ha creato un evento epocale perché ha interrotto per un paio d'ore il gioco di tutti i giocatori perché tutti potessero assistere in Fortnite a un concerto di Marshmello, che vi mostro una parte. Quindi un senso così grande di appartenenza e Fortnite ha detto fermi tutti, adesso andiamo tutti al concerto. Perché? Perché questo senso di appartenenza ha permesso di dire a tutti i partecipanti della family, capite che capacità di influenzamento, per fermare un giocatore dalla sua ossessione compulsiva? Questo grazie alla creazione di questo senso di appartenenza. Ha fatto un concerto dentro Fortnite. Solo quelli che erano connessi lo vedevano. Questo è un trailer che è stato estratto. La domanda che noi potremmo farci è come mai quando una dimensione come questa io la posso usufruire on life, cioè nella vita reale, perché ho bisogno di entrare all'interno di questa dimensione virtuale? E proprio perché attraverso questa dinamica del gioco si è creato quel senso di appartenenza per cui le persone che vivono questa sensibilità si incontrano su quella lunghezza d'onda invece che su un'altra.
Chiaramente anche perché tutto quello che io faccio online, ha quella dimensione morbida del fatto che io lo posso abbandonare in qualsiasi momento, io non voglio impegnarmi di più. E questa sera noi ci siamo fermati, e sono fermati solo su un aspetto che è spiccatamente psicologico, che è quello del bisogno, e che non nega la dimensione morale, la dimensione della fatica, la dimensione appunto della disciplina, la dimensione dell'apprendimento. Ecco perché, così apro questa parentesi, l'idea di dare uno spazio di ascolto all'interno del campus che possa essere arricchito da varie professionalità permette anche alla famiglia di interrogarsi sugli ambiti diversi. Perché mentre io lavoro sul bisogno, non posso lavorare col ragazzo sull'idea che deve smettere perché deve studiare, perché ho già perso l'alleanza. Ma c'è anche questa componente importante nella sua vita, che è il concetto di limite. Io probabilmente ci arrivo tra 3 mesi là, se lavoro sul bisogno. E come ci arrivo? Ci arrivo facendo in modo che quel bisogno venga veramente risposto. È chiaro però che poi ci sono anche altre esigenze, perché il compito in classe non è tra 3 mesi, perché l'appuntamento dal dentista non è tra 6 mesi, perché la tua famiglia che ha bisogno non è tra 3 mesi. E quindi sono diverse professionalità che vorrebbero aiutare a gestire quelle che sono le situazioni interne dell'adolescenza, della famiglia, da più punti di vista. La sintesi non la può fare il professionista, la sintesi poi la fa il genitore. Ma il professionista può mettere il genitore in una situazione forse di tener presente più aspetti di una realtà. Perché quando io voglio ottenere di arrivare alla sufficienza dopo domani, posso chiedermi se sto trascurando il bisogno di oggi. Certo che arrivare alla sufficienza, magari non dopo domani, ma tra 2 mesi, dà poi quel senso di efficacia per cui il presente diventa più pieno e vivibile. Le aziende appagano e mantengono questo bisogno di appartenenza attraverso forum, eventi, tornei e fiere. La nascita degli e-sports. Andate a casa, Google e-sports e digitate immagini e vi accorgerete che cosa stanno diventando gli e-sports. Quindi siamo passati dall'on-life all'online e ritorniamo all'on-life con il carico dell'online, cioè vanno negli stadi non a giocare a calcio, ma a giocare al calcio virtuale. Vuol dire che in questa dimensione si è raggiunto una risposta ad alcuni bisogni, che probabilmente avevamo trascurato. Missioni di gioco complesse che possono essere compiute solo all'interno di una community di gioco affiatata e funzionale. Un gioco che non puoi risolvere da solo, ma che risolvi solo con l'aiuto degli altri. E quindi ti incastra ore là, in modo che la presenza nell'ambito del gioco non possa essere ridotta senza forti resistenze interne o esterne, minacciando l'esclusione dalla comunità o l'interruzione del contatto. Allora io volevo chiudere con un capolavoro del cinema, che è veramente un capolavoro da un punto di vista culturale per conto mio e dal punto di vista educativo anche, il film di Steven Spielberg, Ready Player One, e vorrei chiudere con il trailer di questo film, perché apre anche all'idea positiva del fatto che noi come educatori, rispetto a questa dimensione della realtà virtuale, abbiamo cose importanti da dire ed è possibile fare qualcosa, perché in questa situazione io trovo veramente molti genitori educatori spiazzati, cioè non sai cosa fare, oppure fai le cose che sai da sempre, neghi totalmente o permetti tutto, oppure cerchi un equilibrio, però si va a naso,
si fa a naso, perché ti dici ma sto facendo la cosa giusta, ma soprattutto cosa sta succedendo? Allora, questo film che vi invito a vedere se non l'avete visto e del quale io oggi, 2 anni dopo la sua uscita, farò uno spoiler spregiudicato, nel senso che non ha più senso non dire la finale, perché tanto ve lo andrete a vedere, se è fuori da 2 anni e non l'avete visto non lo guarderete più, però vi invito a farlo, perché è un film di un regista che risponde al nome di Steven Spielberg, quindi non un genio qualsiasi, ed è un film che contiene, rispetto alla tecnologia e alla realtà virtuale, il veleno e il suo antidoto. Parla di un ragazzo che, guarda caso, è un adolescente, si chiama Wade. Mi chiamo Wade Watts. Mio padre scelse questo nome perché... Vedete da dove viene Wade? Wade viene dalle macerie. Quindi è uno di quei ragazzi che potrebbe essere tranquillamente oggi un NEET. Uno di quelli che non ha voglia di far niente. Che la vita ha solo maltrattato. Ce lo dice lui. Che sembrava l'identità segreta di un supereroe, tipo Peter Parker o Bruce Banner. Ma morì quando ero piccolo, come mia madre. Quindi ha perso il padre e la madre e vive a Columbus, Ohio, 2045, la città fantasma, perché è triste, dove c'è la solitudine, dove non succede niente di nuovo, dove le persone non hanno ragioni per vivere. Quando James Halliday, alias Steve Jobs, Mark Zuckerberg, mettono in piedi Oasis, che cosa fanno le persone? Fanno tutte là. Perché? Non perché vogliano andare fuori dalla realtà. E noi abbiamo l'idea che la realtà virtuale ci porta fuori dalla realtà. E allora perché la chiamiamo realtà virtuale? Ma virtus, in latino, significa forza, potenza. E nell'analogia entis, nell'essere analogico di Aristotele, l'atto e la potenza sono essere tutti e due. La pianta e il seme sono essere. Non è che la pianta è essere e il seme non è essere. Sono essere in maniera diversa. Allora, che cosa rappresenta la realtà virtuale? Se virtuale non è il contrario di reale. Questa è l'analisi di Pierre Lévy, un filosofo grandioso, ha scritto un libro da questo titolo, proprio Il virtuale. Lui dice, se virtuale non è il contrario di reale, a che cosa si oppone il virtuale? Ad attuale. Quindi questa emigrazione massiccia nella realtà virtuale non rappresenta una condanna della realtà, ma del presente. Del presente. Infatti, sentite cosa dice. E sono finito qui. Qui nel mio piccolo angolo nel nulla. Un piccolo angolo nel nulla è la realtà virtuale. Un piccolo angolo, cioè è effimera, anche se quest'anno 3,4 miliardi di dollari in tecnologia. Non è ancora finito l'anno e i regali di Natale devono ancora essere fatti. Non c'è nessun posto dove andare. Nessuno. A parte Oasis. Quando lui mette il visore di realtà virtuale, lì siamo proprio nell'immersività più totale, cioè anche l'immersività tecnologica. Quando un ragazzo è dentro lo schermo col pensiero, quella è un'immersività tecnologica parziale, ma psicologica può essere totale. Ma quando si mette il visore, sei in un mondo digitale. Un intero universo virtuale. È un universo. La gente viene su Oasis per tutto quello che si può fare. Ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Lo senti questo? Sì. È l'unico posto dove sento di avere un senso. Capite cosa viene fuori? È l'unico posto dove sento di avere un senso. Per quale motivo? Per tutte le motivazioni che abbiamo visto prima. Perché è uno scivolo
che ti porta verso l'autoefficacia. L'hanno costruito perfettamente. Oasis è un parto della mente di James Halliday. Salve, se mi state guardando, sono morto. Ho creato un oggetto nascosto, un easter egg. Il primo che troverà l'egg erediterà 500 miliardi di dollari e il controllo totale di Oasis stesso. Chi è questo Parzival e come diavolo fa a vincere? Perché l'ha chiamato Parzival e non Goldrake? Parsifal è un cavaliere della tavola rotonda, cercava il Sacro Graal. Nel Sacro Graal c'è il sangue di Cristo dona l'immortalità. Pensate che non c'è un gruppo di ragazzi a cui io non riesca a far dire tutte queste cose qua. È proprio dentro la nostra cultura. Tutti all'inizio mi dicono che non sanno niente, poi il primo comincia a dire ma Re Artù, quella, e viene fuori tutto. Riescono a dire anche la parola immortalità, è una delle parole che sta scomparendo dal vocabolario. Ce l'hanno tutti dentro. Ma pensate che scelta che fa Spielberg. Dice, di fronte alla crescita esponenziale della tecnica, della tecnologia, che sta portando l'umanità allo schianto, tu che cosa devi fare? Parsifal. Che cos'è? Sacro Graal, sangue di Cristo, immortalità. Capite anche dal punto di vista religioso? Ecco, non è mica Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco. Steven Spielberg dice, se non vai a riprenderti le radici della spiritualità, non ne vai fuori. E come fa a vincere? Pensate che roba, tutti gli altri vincono barando e andando avanti non vincono. L'unico che vince è lui, andando indietro. È fantastico come messaggio. Vince andando indietro. Trovatelo, non è solo un gioco. Si tratta di vita e morte nella realtà. Oasis è la più importante risorsa economica del mondo. Questa non è altro che una guerra per il controllo del futuro. Benvenuto nella ribellione. La ribellione è un mondo senza senso, senza fantasia, senza gioia, senza profondità, senza emozioni. Quello di Columbus. Wade. Come molti di voi, sono venuto qui per evadere. Quindi questa è l'interpretazione gossip dei videogiochi. Come molti di voi, sono venuto qui per evadere. Questa sembrava la mossa. Step 2. Ma ho trovato qualcosa di molto più grande di me stesso. Quando sono arrivato qui, ho trovato che c'era qualcosa di molto più grande di me stesso. Il mio bisogno. Pascal dice, l'uomo supera infinitamente l'uomo. Io sono arrivato qua, pensavo di essere venuto qui per evadere e ho scoperto che c'è qualcosa di molto più grande di me stesso. Step 3. Siete disposti a combattere? A mettersi in gioco. 4. Insieme salveremo Oasis. E come lo salvano? Allora, e con questo mi spengo, perché è proprio un segno di speranza bellissimo. Primo, salvano Oasis con una mossa che nessun adulto sarebbe stato capace di fare. Lui decide di non gestire Oasis da solo, ma con i suoi compagni di viaggio. Direbbe Tolkien in un'altra maniera, con quelli della Compagnia dell'Anello. Non voglio regnare da solo. Secondo, che cosa decidono di fare? Dal momento che il presente è stato sistemato, non c'è più bisogno di scappare, perché il presente non è più violento adesso, è condiviso. E quindi, per alcune ore alla settimana, fanno questa cosa inaudita, spengono Oasis. Ma non spengono perché è venuto qualcuno a spegnere il tastino, perché loro, attenti a questa parola, non ne hanno più bisogno. Io credo che la conclusione di questo film sia la profezia che non si autoavvera, ma che avveriamo noi nella nostra vita, quando teniamo presente di tutto quello che c'è da tenere presente, ma in modo particolare dei bisogni che sono scritti dentro queste ore passate dentro uno schermo o dentro un universo virtuale. Thank you.